Noi ci occupiamo di ricerca. La nostra è una società di ricerca e quindi facciamo ricerca. Ma che tipo di ricerca? Ricerca di tipo sociale, ricerca di tipo economica, ricerca socio-economica. Tendenzialmente noi cerchiamo di mettere insieme il fatto economico con la società. Però di fatto la nostra è una ricerca sistemica e quindi poi alla fine diventa un'interconnessione di discipline molto differenti. Ovviamente noi non sappiamo tutto di tutto, anzi noi sappiamo molto poco di pochissime cose. E però a volte bisogna inserire nelle proprie strutture mentali delle conoscenze e delle competenze di altri. E altri che provengono da percorsi molto differenti, che hanno esperienze differenti, che hanno un linguaggio differente. Ed è molto difficile poter parlare e anche solo spiegarsi, anche solo capire che quello che dico io è la stessa cosa di quella che dici tu. Specialmente in un mondo come il nostro, in cui le discipline di tipo scientifico sono fatalmente divise sin dalla nascita, sin culla dalle discipline di tipo umanistico e anche se c'è l'esigenza, se tutti sanno che è importante parlarsi, pensiamo soltanto alle questioni di tipo bioetica, ma è ovvio che adesso bisogna mettere in comunicazione ciò che fa riferimento all'esperienza valoriale, all'esperienza spirituale, chiamiamola come vogliamo, dell'uomo con il fatto biologico, con la ricerca su come vanno le cose, che noi chiamiamo ricerca di tipo scientifico. Ecco, però tutto questo marasma di differenti linguaggi è veramente difficile mettere insieme. Ecco perché per noi è importante ragionare e parlare per modelli. Anzi, questa è una delle ragioni per le quali è importante ragionare per modelli, ma parlare per modelli favorisce anche in questo campo. Perché? Perché un modello per sua natura ha un certo livello di formalizzazione, ha un certo livello di schematizzazione. Quindi, se nella ricerca che operiamo noi arriviamo a costruire delle strutture organizzate, delle strutture trasmissibili, delle strutture il più possibile formalizzate, costruiamo dei pacchettini che possono essere dati in mano ad altri studiosi o ad altre persone in generale, non necessariamente studiosi, e che possono decifrarli. Allora, il modello ha tanti vantaggi, ne abbiamo parlato in tanti campi, ma uno dei vantaggi è questo: ragionare per modelli aiuta discipline differenti a interagire, perché impone un livello di formalizzazione e quindi semplifica la trasmissione di queste informazioni. Un modello è meno dipendente, non dico che non è dipendente, ma è meno dipendente, ad esempio, da un linguaggio specifico. Un modello fa meno riferimento a un bagaglio di conoscenze pregresso. Quindi riuscire ad ottenere dei modelli che siano il più possibile autoesplicativi e che siano il più possibile capaci di spiegarsi da soli, ecco, per noi è un obiettivo. Che chiaramente ha dei vantaggi in tanti altri campi, è ovvio, ad esempio un modello che è capace di autospiegarsi è anche un modello che è più facile da replicare, perché è un modello che contiene in sé tutte le informazioni. Io prendo il modello, lo leggo, lo guardo e poi dopo posso fare quella cosa lì, senza aver bisogno di fare riferimento ad altre cose che magari non sono più reperibili. In qualche misura, quindi, il nostro obiettivo è quello di arrivare a dei modelli. A dei modelli seme, cosa qui ne parleremo in un'altra sede. Però uno degli obiettivi che sicuramente noi pensiamo che ci si possa porre in questo
esatto momento in cui è così importante per discipline afferenti a campi variegati di sapere, di parlarsi, di scambiarsi cose, è parlarsi per modelli. Noi nel nostro piccolo facciamo, ad esempio, un modello multifattor, che è un modello di tipo socio-economico, adesso è stato ibridato con il metodo Mitades, che è un modello invece di tipo pedagogico. E sono due mondi totalmente differenti, non totalmente differenti come potrebbe essere il mondo dell'economia e il mondo dell'astrofisica, ovviamente, però sono modelli molto differenti, sono mondi molto differenti. Il fatto di parlarsi per modelli permette di individuare dei punti di contatto, degli agganci che insieme aiutano a superare le diffidenze iniziali e ad andare avanti. E quindi noi pensiamo che sia veramente un obiettivo importante per chiunque faccia ricerca e crediamo che sia una delle sfide più attuali e più contemporanee.